Benvenuti allo stadio Plebiscito di Padova, giornata numero 7 del top 12 massimo campionato di rugby italiano. Un derby anomalo, nuovo, ovvero Valsugana Rugby contro FMCZ Rugby Rovigo Delta. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Andrea e buon rugby. A mantenere il pallone con una piccola unit, va avanti, però c'è sempre un gran lavoro da parte dei difensori del... Questa è una buona cacciata di dell'Antonio. Eh sì. Tra l'altro sia Cadorini sia Lubia non hanno più il caschetto. Non so cosa voglia dire, lo capiremo nei prossimi minuti. Farà caldo in campo. Può essere, qua sopra no. Angelini allo scontro. Subito a impegnare Luca Roden. Non si accende però il ritmo a parte di Rovigo. Non c'è quel timing per mettere in difficoltà la difesa del Valsugana. Ancora qui con Giaccone che mette il proprio fisico dentro per Cicchinelli. Poteva poppare qua, non se l'ha sentita. Sì, bravo, forse ha valutato che il buon compagno di squadra Brugnara era leggermente in avanti e ha evitato forse di creare la contesa del Piva campo. Per Dominguez, la meta di Piero Dominguez, alla sua prima meta. Che Piva ha la qualità per giocare riciclo e si è fatto trovare stavolta presente, quindi ci sta. Per cui calcio di punizione, parte Roden. Sulle bandierine, 7-3 per il Valsugana, la squadra per il Rovigo. Subito l'ingaggio fra i due pacchetti, l'introduzione di Piva, pallone tra i piedi di Matteo Ferro, 8-9. Vediamo il taglio di Angelini, seconda linea d'attacco con Dominguez per Cioffi che trova uno spazio, scoppio l'ovale, ancora buona però attenzione con Leo Mantelli che ha un sostegno esterno, arriva con Davido Diete. Mia, che bel numero di Mantelli. La meta di Davido Diete qui a Padova, allo stadio Plebiscito, bravissimo Leo Mantelli. Ai propri giocatori è Umberto Casellato, a quelli Rodigini, Mantelli nel frattempo la mette, per cui è un obiettivo palpabile. Qui Albertario l'ha presa, il drive che si sta assestando per il Valsugana, però c'è una buona difesa da parte di Rovigo che non dà spazio alla squadra di casa, che comunque comincia lo stesso ad avanzare. Vanno. La meta di Pivetta. È la meta di Pivetta. In entrambi i ruoli. E Roden non sbaglia, 14-10 qui al plebiscito. Niber con qualche difficoltà, parte immediatamente Vian, si deve togliere Swanepoel, però lascia giocare, per cui è tutto regolare per l'arbitro Angelucci. Piva, Chillone all'altezza per Denis Maestorovic, è buono il riciclo per Angelini e anche un'ottima pulizia del punto d'incontro, un interno per Edo Lubian che va a impegnare due giocatori del Valsu che poi appena possono si rialzano e vanno a creare la linea. Killon, Odiete, Angelini, finta di aprire, prova ad andare lui, l'Aquilano. Ma esterno. Ancora Rovigo, pericoloso con Odiete, Alberto Killon, ben imbragato dai due giocatori del Valsu. Piva, la chiama fuori per Mantelli, ottima possibilità per Rovigo. Denis Maestorovic. È buona perché la tocca. Uno del Valsugana, ottimo lavoro di Ferro per la meta di Gianmarco Vian. Ci per sta. Cui quando siamo al 25esimo della ripresa. Va. Arriva anche la conversione, l'ottima conversione. Ha tra le mani un pallone importantissimo per la propria squadra. La presa di Maso. L'organizzazione. Entrano anche due giocatori dei tre quarti a dare una mano ai compagni del Valsu che stanno andando. La meta vanno. Del Valsugana. Vediamo se Roden riesce anche a convertire il toccato della mischia. Così sì, sì. 21-17. E ancora Valsugana con Girardi che muove per Roden il calcetto. Odiete, Piva si immola realmente su questo calcio per evitare che Roden guadagnasse il vantaggio. Momberg calcia fuori, finisce qui il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta